Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Moda.com. Oggi siamo in compagnia di Camilla Mendini, in arte Carotilla, fashion influencer e fashion designer del brand Amorilla anche, giusto? Sì, ciao Francesca, ciao. Grazie. Ciao Camilla, grazie mille. Scusami, sono un po' emozionata. Ma anch'io qui. No, vabbè, credimi, sono più emozionata io. Non capita tutti i giorni di intervistare un influencer che stimo molto, soprattutto, grazie. Che seguo anche, e che è molto chiacchierata nella rete in questo periodo. Insomma, sei comparsa con molte interviste in alcune riviste di settore molto interessanti, insomma, è molto, molto fashion, ecco, per stare in tema. Sì, devo dire che ho notato anch'io che ultimamente se ne sta parlando molto in modo sostenibile e sono felice di essere riconosciuta, insomma, come una delle persone che ne parla da più tempo, quindi è un piacere. Esatto, e soprattutto speriamo che questo momento un po' di moda, di stallo della moda, ci porti verso una concezione davvero sostenibile e etica, che sia di cambiamento e soprattutto di un cambiamento duraturo, insomma. Esatto, sì. Ascolta, ma noi siamo in collegamento con te da New York, quindi Cube Radio ha fatto un salto evolutivo anche nella connessione, infatti speriamo che oggi regga tutto. Allora, iniziamo la nostra chiacchierata nell'ambito della comunicazione di moda etica e sostenibile. Parliamo intanto di te, insomma, presentiamoci un po', presentati un po' a quelli che sono i ragazzi e gli studenti che ci stanno ascoltando, perché noi abbiamo un pubblico prettamente universitario, però nella rete ci seguono, insomma, un po' tutti, ecco. Sì, volentieri. Allora, ti ringrazio nuovamente per l'invito, mi fa molto piacere essere qua, ciao a tutti. Io sono Camilla Mendini, mi trovate sui social media sia come Camilla Mendini che come Carotilla, perché uso anche questo altro nome che è Carotilla. E, ho studiato graphic design al Politecnico di Milano, un po' di anni fa, una decina di anni fa ormai, e mi sono trasferita 5 anni fa con mio marito e bambini a New York e... ho traslato dal lavoro di graphic designer a fashion designer 2 anni fa, quando appunto ho aperto Amorilla, che è il mio marchio di moda sostenibile. Però nel frattempo è 4 anni abbondanti che parlo sui social media, Instagram e YouTube, di moda sostenibile, e sono una delle prime, direi la prima in Italia, che ne ha parlato con costanza e approfondendo molto l'argomento, quindi spero, insomma, che avremo modo di poterne parlare anche oggi. Certo, sicuramente. Ascolta, ma tu non solo, proponi un brand di moda etica sostenibile e lavori nell'ambito della moda sostenibile, ma anche segui proprio un lifestyle, cioè è il tuo mantra, insomma, la sostenibilità e l'etica, un po' in tutto, nelle scelte di vita, anche quotidiane, mi viene da dire. Sì, diciamo che è un percorso che è nato appunto 4 anni fa, in concomitanza con i miei primi video. Cioè, non ho iniziato a fare i video quando ormai avevo una conoscenza completa della sostenibilità e di che cosa fosse, anzi ho proprio voluto aprirmi con le persone che mi seguivano e fare un percorso assieme, quindi ogni volta che scoprivo qualcosa di nuovo lo condividevo con loro e avevo risposte e input anche dalla parte della mia community, che per me, secondo me, è una famiglia che da cui imparo tantissimo, quindi non mi sono mai posta come l'insegnante che deve dire cosa fare, cosa non fare, ma come una di noi che appunto ha deciso di intraprendere una strada verso la sostenibilità. Io sono partita con la moda sostenibile per vari motivi, probabilmente perché anche come sensibilità mi era più affine, e poi negli anni, anche grazie alle persone, alle community che mi segue, che mi hanno fatto notare ad esempio come qua in America si usi molta più plastica rispetto all'Italia, anche solo banalmente per fare la spesa, ho iniziato ad approfondire la sostenibilità in altri ambiti della vita e del quotidiano, quindi cercare di comprare meno plastica oppure cercare di utilizzare meno la macchina, insomma veramente ogni aspetto della vita adesso cerco di capire qual è la scelta più sostenibile che posso fare, però è sempre un percorso, sono ancora all'interno di questo percorso e penso che ovviamente quando si inizia questa strada sia difficile tornare indietro, se non impossibile, perché arrivi ad una consapevolezza che appunto è difficile da poi mettere da parte, ma è un continuo processo di miglioramento, se si vuole, o di stabilizzazione di quello che sia già a livello qui si è già arrivato, insomma, però appunto è qualcosa che si porta avanti poi per tutta la vita. Ascolta, parlando di comunicazione, sei tu che segui anche la tua comunicazione come personaggio, ma anche come comunicazione relativa al brand che hai? Sì. Allora, devo... tutto tu, quindi.
Sì, la prima cosa, già quando avevo aperto il canale YouTube, scusami, Instagram ce l'avevo già come persona normale, insomma, ce l'avevo il mio profilo Instagram, che poi pian pianino ho cominciato a utilizzare e a postare più frequentemente, quindi non ho mai pensato in realtà come qualcosa di brandizzato. Però il canale YouTube invece l'ho aperto e ho subito pensato al canale YouTube come un progetto di comunicazione. Appunto, ho studiato al Politecnico di Milano, quindi ho applicato esattamente le cose che avevo imparato, quindi ho creato un brand attorno alla mia persona. Sapevo che dovevo trovarmi la mia nicchia, sapevo che dovevo trovare un modo di comunicare, uno stile, un tone of voice, sapevo che dovevo fare qualcosa che non c'era già in Italia. Nella prima fase, nei primi anni, io canale YouTube ce l'ho da 6 anni, quindi non 4, ho fatto varie prove per capire cosa andava, cosa non andava, e poi appunto con l'inizio di parlare della moda sostenibile, capendo che ero la prima e l'unica che ne parlava in Italia e sapendo che l'argomento mi interessava, ho deciso di iniziare con questa strada. Infatti è per quello che adesso sono considerata magari il punto di riferimento in Italia, perché sono stata la prima e l'ho portato avanti con costanza nel tempo, quindi certo. Sempre cercare la nicchia, cercare di essere tra i primi a portare un argomento e continuare su quel sentiero mi ha aiutato. Ascolta, ma tu che ti occupi di moda e quindi che segui la comunicazione dei tuoi brand, del tuo personaggio, mi viene da dire, ma in realtà è di te nella rete, insomma, sì. Cosa e che sei nell'ambito dell'etica e della sostenibilità, cosa secondo te dovrebbe non mancare in una comunicazione di moda, etica e sostenibile, soprattutto per la ripartenza rispetto a questo periodo? Come persona o come brand? Perché Facciamo tutte e due. Come persona direi l'approccio di trasparenza, perché se c'è una cosa che ho notato lo stare sui social media è che essere onesti, trasparenti, ma anche saper capire quando si è sbagliato e dirlo, premia, sicuramente premia, perché ci sono, secondo me, due strade, forse sto semplificando, però ci sono le persone che appunto rimangono trasparenti, non creano un personaggio come posso essere io, quindi io sono Carottilla, ma sono io, cioè quello che vedi sui social media sono proprio io, non ho filtri, e non uso neanche tanti filtri, cioè è proprio il modo di porsi, è come se mi avessi a casa, come se fossi lì con te, ecco. E poi c'è un'altra via, cioè il VIP, magari il personaggio, ecco, qualcuno che si chiama personaggio, molti filtri, non c'è una comunicazione diretta, magari non ci sono contenuti di prendere il significato da condividere, ma è sull'estetica. Ecco, io ho fatto la scelta del ho tanto da dire, quindi tagliamo corto, siamo amici, parliamoci chiaro, a volte sbaglio, a volte mi insegni tu, a volte ti dico io cosa ho scoperto, e questa è la mia via di comunicazione. Quindi secondo me questo è premiante in ogni caso, soprattutto se si parla di sostenibilità, di etica, quindi si parla anche di trasparenza, e quindi si parla di dare informazioni, di cercare informazioni. E poi per un brand invece secondo me bisogna mostrare che si ha capito la situazione, quindi che secondo me moltissime persone in questo momento non hanno neanche voglia di fare shopping, quindi bisogna secondo me creare anche dei contenuti extra, quindi parlare magari non tanto del prodotto ma della vision, della filosofia di un brand, del perché questo brand sarebbe da premiare una volta che le persone vogliono tornare a fare shopping. Quindi non è più compra questo prodotto, ma è ok, guarda, le mie scelte sono queste perché i miei valori sono quelli di etica, di fair trade, non so, materiali biologici, quello che è, però ti parlo delle mie scelte più che di che cosa faccio e del fatto che devi comprare. Ho capito, quindi è un po' informare anche il consumatore su quelli che sono argomenti o contenuti che possono essere correlati all'offerta che viene data. E ascolta, su questa base di trasparenza mi viene da dire, insomma, che tu hai una grande responsabilità anche nel proporre magari dei prodotti o nell'utilizzarli e nel mostrarti al pubblico in questo. Quindi come avviene un po' la scelta della selezione dei brand? È una selezione altissima, cioè c'è veramente un filtro a maglie fittissime, proprio perché il mio fine non è quello di guadagnare attraverso le collaborazioni, quindi per far sì che una collaborazione avvenga e per far sì che questa collaborazione non vada a minare tutta la credibilità che ho costruito negli anni come persona che effettivamente è veramente interessata alla sostenibilità, e le mie scelte non sono fatte per opportunismo perché adesso va di moda. Vediamo tanti certo. profili che adesso fanno di sostenibilità soltanto perché è un trend e quindi cercano di passare sul treno del trend.
No, per me è, una, è un, proprio un modo di pensare, un modo di vivere, lo abbraccio con tutta me stessa, quindi non andrò mai a minare la mia credibilità con un brand che fa finta di essere sostenibile, oppure non lo è, oppure non lo so, ci sono troppi dubbi dietro. Quindi come prima cosa io analizzo il brand e proprio chiedo informazioni al brand quando mi contattano, io chiedo perché siete sostenibili, fatemi avere più informazioni possibili in modo che io possa avere appunto trasparenza, cioè fatemi capire perché. Tantissime volte no, perché magari cercano di usare la mia immagine come bollino di bollino di sostenibilità, ecco, io questo non mi interessa, non mi interessa vendere il mio bollino di sostenibilità, ecco, a me interessa parlare di aziende che sono meritevoli, quindi il mio fine ultimo è fare far vedere che ci sono delle aziende che effettivamente sanno lavorare, hanno un'economia circolare, pensano alla sostenibilità e quindi mi interessa più, ecco, portare l'attenzione su quelli meritevoli che più che guadagnarci su prodotti. Quindi hai detto anche tanti no, insomma, questo ci fa piacere. Sì, 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 direi il 90% no. Sì, sì, sì. No, vabbè, guarda messaggio. Che arrivano subito, appena si hanno dai 10.000 follower in su, arrivano. Il problema è che prima all'inizio ti vogliono mandare solo prodotti gratuitamente, ovviamente sei piccola sì. E quindi cerca di mandare solo prodotti, però tu stai comunque dando visibilità, quindi già da quando ero piccolina avevo 10.000, non che adesso sia enorme, però comunque è sempre stato un processo di filtraggio, cioè bisogna pensare che alla fine le persone ti conoscono solo da quello che stai mostrando se sei sui social, quindi tu magari puoi pensare questo non è esattamente niente con me, però vabbè mi danno magari quei tot euro, mi fa piacere, sì, invece sì, poi sì, le persone sì. Si ricordano di te per quello, quindi sì, hai una responsabilità sì. Enorme. No, ma questo è un bel messaggio anche che mandi, anche proprio come persona, perché comunque la coerenza non solo a livello comunicativo, esatto. Ma anche proprio come valori, penso che sia non solo la base di tutto, ma anche proprio una nuova strada da intraprendere per tutti. Per cui... Io penso che si riconosca, cioè siamo un po' abituati forse a youtuber, a influencer grandi che pubblicizzano la qualsiasi, però appunto perché ci stiamo abituando a questo linguaggio sono anche facilmente riconoscibili, quindi una persona che sta sui social media ha un minimo di criticità in quello che vede, riconosce subito che sta facendo la pubblicità a qualsiasi cosa perché appunto paga, oppure le persone che fanno un minimo di selezione o una grande selezione e parlano soltanto di cose che meritano sì, e di cui effettivamente è il loro ambito, perché anche vedere magari un architetto che fa la pubblicità della pasta Barilla può sembrare strano, ecco, quindi rimanere nei propri ambiti e parlare di quello che si sa di sicuro premia, secondo me. Ma ascolta, e questa coerenza appunto di cui parlavamo, questa credibilità che tu hai molto forte appunto grazie anche ai tuoi valori, alle tue scelte ma, e alla tua comunicazione, ma ti ha aiutato l'essere a New York di più rispetto al pubblico italiano? Cioè hai più credibilità per il fatto che magari sei all'estero, sei comunque su una città un po' da sogno, ecco. Quello cioè, non saprei distinguerlo, quindi non saprei darti io una... Secondo me c'è un fascino... Per me ovviamente sono a New York, quindi penso di godere di questo fascino. Non credo sia legato alla sostenibilità, perché comunque quando parlo di sostenibilità difficilmente faccio riferimento a New York, quindi non è che dico qua succedono cose fighissime di sostenibilità, in Italia no, anzi più quasi il contrario, in Italia siamo più avanti sotto questo aspetto che non qua, quindi però sicuramente gran parte del mio pubblico, soprattutto su YouTube, l'ho raggiunto grazie ai video che ho fatto negli anni su New York, quindi io oltre alla parte di sostenibilità ho fatto tantissimi video che riguardano cosa vedere a New York, quando venire, cosa mangiare, ho veramente fatto una guida per turismo. Allora, un'ultima domanda, raccontaci un po' qual è la tua daily routine della comunicazione, o meglio, come ti comunichi nella rete, quali sono le tue prassi, le tue abitudini, se ti svegli la mattina e inizi a registrare così per tutto il giorno, o se invece hai una pianificazione, insomma. Allora, sicuramente so che i miei due temi principali sono moda sostenibile, sostenibilità, plastic free e poi anche New York, che adesso sto un po' abbandonando, però sicuramente ho una pianificazione di contenuti, di argomenti, quindi sono in costante, molto attenta rispetto a quello che succede alle news, quindi se ci sono news che interessano il campo sostenibilità e moda,
ne parlo e se riesco a approfondire un pochino di più faccio il video. Io devo fare i conti però con la mia situazione, a parte, quarantena a parte, perché adesso sta degenerando la situazione in casa, perché considerate che se devo fare un video sono a casa, le stanze sono tre, quindi devo mettere i miei figli e mio marito in un bunker perché non facciano stare in silenzio. Pazzesco ormai, però anche prima avevo pochissime ore, quindi la mia giornata tipo quando non in quarantena è avere la mattina, io ho la mattina quando i bambini sono a scuola perché poi mi tornano a casa, io faccio da mamma, quindi ho una doppia vita, la YouTube, Instagram e poi la mamma, infatti anche tutti i miei consulti vanno nel pomeriggio italiano, però sì, diciamo che cerco di pianificare, ma cerco di essere giornalmente presente su Instagram, perché secondo me Instagram è attraverso le stories e attraverso anche i post ti permette veramente di raccontare molto più di te e tornare al tema della trasparenza iniziale di cui abbiamo parlato. Su YouTube, dove ero molto più costante prima perché Instagram lo seguivo di meno, adesso cerco di esserci almeno una volta al mese o due volte al mese, però appunto fatico nel trovare il tempo per fare quei video belli, lunghi e approfonditi, perché conta che il mio genere di video solito è prepararmi per 2 o 3 giorni prima, scrivere i testi, trovare le informazioni per poi impararle e registrarle, quindi mi richiede veramente tanto tempo e un po' devo fare i conti con la vita reale, quindi vorrei pianificare di più perché so che pianificare è veramente è il segreto per crescere, quindi se si riesce a creare tanti contenuti in maniera costante, essere più presenti possibili, si cresce in maniera automatica. Io faccio un po' i conti con quello, appunto, il tempo che mi rimane, però ci Beh, provo, però ci devo provo. Dire che da pubblico non sembra. Sembra. Cioè, sembra riorganizzata. Esatto, l'effetto moltissimo. È perfetto, per cui devo dire che forse va bene così. Allora non diciamolo troppo. Esatto. Ti avevo detto l'ultima domanda, però adesso mi è venuta una curiosità per le persone che ci stanno ascoltando. Ma Carotilla come mai? Perché Amorilla lo spieghi un po' nei tuoi video, ma Carotilla da dove nasce? Non l'ho mai spiegato perché nasce così, anche lì improvvisazione. Penso che Carotilla era il nickname che mi ero creata, ma ancora 15 anni fa forse, quando c'erano i primi forum, le prime cose in cui su internet, su Facebook eccetera, non volevo dare il mio nome, quindi usavo Carotilla. Adesso non andate a cercare su Google Carotilla i vari forum, perché magari trovate anche le mie domande. Troviamo qualcosa. Sì, esatto, chissà cosa trovare. No, dai. E quindi, non so, ha sempre avuto un'assonanza col mio nome. Non è che mi piacciono le carote, neanche l'arancione in particolare. E però infatti, detto fare io pensavo, carote. Detto. No, non c'è nessun significato ed è per quello che non trovi nessuna spiegazione. Esatto, però è molto sostenibile, devo dire. Quindi comunque è un naming in linea con i tuoi valori. Pur non sapendolo, 15 anni fa ho già indirizzato il mio nome. Esatto. Bene, è tempo di salutarci, anche se staremo qui a parlare con te ancora molto. Anch'io. Ti faccio un invito, anche se so che siamo molto distanti, però ti aspettiamo all'università, allo USB di Verona, di Mestre, insomma, dove sei più comoda. Volentieri. So che sei da Verona, quindi io sono di Verona. Allora ti aspettiamo nella nostra sede di Verona quando vieni giù, magari ci contatti così. Ti molto volentieri, grazie per l'invito. Sicuramente, insomma, sperando che questa situazione migliori quanto prima, per parlare di comunicazione, soprattutto di comunicazione di moda etica e sostenibile, e anche ti aspettiamo in Cube Radio. Quindi, quando volete, la situazione lo permetterà, io ci sono. Grazie mille per l'invito e per avermi avuto. Grazie a te per il tempo che ci hai donato, insomma, e ti aspettiamo appunto, come dicevo, nelle nostre sedi, ma soprattutto ti ringraziamo per oggi. E grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando, un saluto da moda.com.